Hai chiesto ad Arrow riguardo a quella struttura di ricerca? Non risponde. Indagava su Livingston. Le sarà successo qualcosa? Sarebbe colpa mia. È così quando il mondo dipende da te. Conosciamo i rischi. Sì, però non è proprio come lo immaginavo. Perché non riguarda solo te. Verresti in America con me e Case? Lo prenderò in considerazione. Felix è ancora in cucina? Non lamentarti. Abbiamo mangiato bene mentre voi eravate nel deserto. Deve decifrare il dischetto che ha trovato Adler. Ci serve il contenuto. Ehi, chef. Craccato il dischetto? Porta pazienza. La crittografia è come cucinare il pesce palla. Se hai fretta, rischi di perdere tutto. Ok. Non vorrà darci del pesce palla. Hai detto di non lamentarsi. È vero, l'ho detto. Avvisami quando si parte. Farti aiutare. Fanculo anche tu. Ok, divertiti. Ti pare che mi stia divertendo? No. Non volevo dire questo. La tua vita è stata dura. Anche a te capiteranno brutte cose. Sinceramente, non ce l'avrei fatta. A tornare a casa dopo quel casino di Panama. Affidarmi ancora di qualcuno. Devi credere in chi è sempre stato al tuo fianco. A lottare per te. Adler era tra questi. Quando dopo Panama sono saltati fuori quei documenti, quei bonifici diretti per Adler, da Raúl Menéndez, quello stronzo spacciatore. Io non ho abboccato. Adler? Che vende i suoi fratelli per soldi? Da quando in qua? La roba che indossa non costa poco. Senti, lo so che è uno che ogni tanto dà di matto. Figurati. Ma è dalla nostra parte. È che gli piace fare le cose a modo suo. Io non so più come devo comportarmi. Stai andando benone. Gestisci tutto, prendi decisioni. Vorrei tanto essere là fuori a spaccare culi con voi. Odio stare su questo affare. Beh, aspetta, anche tu sei essenziale. Sedia o non sedia. Capisco che tu non sia più quello di un tempo, però è la tua forza. Magari prima eri Capitan America e adesso sei tipo il professor X. Chi? Ma levati dalle palle.